Un'Europa che fosse fiera delle sue radici greco-romane e cristiane. Ed è questa l'Europa che noi vogliamo difendere. Un'Europa capace di capire che la sua forza non dipende dal rigore ma dalla crescita. Impegnata a far splendere i suoi monumenti piuttosto che le monete dei suoi banchieri. E vogliamo un'Italia che sia capace di stare in Europa da protagonista e non da serva. La sovranità è un prerequisito della democrazia e della libertà. Nella prima e nella seconda guerra mondiale, durante il Risorgimento, qualcuno si è sacrificato per ottenere la sovranità, qualcuno è morto perché noi fossimo liberi. Siamo oggi con Antonio Iannone, presidente della provincia di Salerno, attualmente candidato alle europee. Dottor Iannone, qual è il suo programma politico che porterà in Europa? Innanzitutto io condivido pienamente la linea che il mio partito, Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale, ha scelto come elemento di caratterizzazione di questa campagna elettorale. L'Italia ha bisogno di riappropriarsi innanzitutto di un ruolo di sovranità nazionale, perché questa Europa, l'Europa delle banche, delle finanziarie, delle multinazionali, ha rappresentato per gli italiani una gravissima camicia di forza che blocca lo sviluppo, che offende ogni giorno i nostri cittadini che, pur appartenendo ad una grande nazione, sono offesi e vilipesi, nonché vengono ogni giorno maltrattati in termini di opportunità rispetto ad altre realtà che compongono l'Unione Europea. L'euro per noi, questa euro, è stata un'autentica sciagura. Famiglie che prima avevano un reddito di 2 milioni e 600 mila lire al mese non è che vivevano bene, vivevano da agiati. Oggi invece con 1.300 euro al mese non si arriva alla terza settimana. L'Europa oggi è soltanto la dépendance della Germania, l'euro è soltanto il nome nuovo del marco tedesco. È uno stato delle cose che bisogna cambiare profondamente, immediatamente, e quindi Fratelli d'Italia si mette al servizio di questo progetto. Oggi qui a Mondragone, ospite della portavoce Fratelli d'Italia, Mina Iazzetta. Da cosa nasce questa intesa? Ma con Mina condividiamo un rapporto e un comune senso dell'intendere l'impegno politico. Siamo innanzitutto militanti, gente che crede nei valori del centrodestra, e siamo persone che vivono il proprio territorio, che pensano che la politica sia spinta di servizio, che debba avere la capacità di concretizzare poi i principi e le idee. Mina è una persona straordinaria di tutti i giorni, come dico io, è una donna, una moglie, una persona che però sente di poter e di dover fare di più per la società. Nell'impegno di persone come Mina c'è il senso anche della nostra battaglia, della nostra candidatura al Parlamento europeo, perché vogliamo rappresentare esattamente persone così, giovani, dinamiche, donne, che si sposano perfettamente con la novità politica di Giorgia Meloni, che è il futuro leader del centro-destra italiano e soprattutto è la speranza del paese. Siamo oggi con l'onorevole Cirilli del partito Fratelli d'Italia. In Europa Fratelli d'Italia cosa porterà, quali saranno le idee di questo partito? Ovviamente noi siamo un partito che difende gli italiani e difende gli interessi legittimi dell'Italia. È un'Europa delle banche, delle multinazionali, dei tecnocrati che sta schiacciando i nostri imprenditori, sta
togliendo la speranza ai nostri giovani, Fratelli d'Italia si ripropone di difendere strenuamente i nostri diritti e il nostro futuro dal punto di vista economico, dal punto di vista sociale. È un partito patriottico in questo momento in cui la nostra sovranità è aggredita dai poteri finanziari. Crediamo che il partito di Giorgio Meloni, Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale, abbia la possibilità di difendere veramente gli interessi, quelli sovrani, quelli veri della nostra nazione. Siamo con Tania Lazzarotti, vice sindaco del comune di Capo dei Tirreni. Che cosa porterà Fratelli d'Italia in Europa? In Europa abbiamo la fortuna di portare innanzitutto un deputato che non dimentica il suo territorio. Molte volte i candidati si dimenticano della loro provenienza e abbandonano gli interessi che hanno spinto appunto la candidatura. Con Antonio Iannone questo non lo avremo. E come presidente della provincia di Salerno è stato presente sul territorio e farà lo stesso anche come candidato, come deputato al Parlamento europeo. Oggi qui a Mondragone, da cosa nasce l'intesa, la vicinanza al comune mondragonese? Prima di tutto le mie origini sono di Caserta, io nasco a Caserta, anche se attualmente sono appunto vice sindaco e assessore alle opere pubbliche a Cava dei Tirreni. E poi ci unisce anche il fatto di essere donne impegnate in politica, abbiamo voglia di dimostrare che non siamo delle quote che vengono prelevate per fare un riempimento di lista, ma siamo donne che lottiamo per la famiglia, per il lavoro e ovviamente anche per la politica. Nina Iazzetta, come si sta impegnando per il territorio, cosa pensa della portavoce mondragonese in Fratelli? È una donna straordinaria, siamo anche amiche, la stimo tantissimo, tra l'altro un territorio mi rendo conto anche difficile perché, parliamoci chiaro, la politica fino adesso è stata in versione maschile, noi eravamo presenti solamente appunto come numero rosa. Nina Iazzetta sta facendo un grandissimo lavoro e io mi auguro che le donne di Mondragone le siano vicine perché Mondragone può avere un futuro. Ciò che la politica di una volta non ha dato, io credo che con Fratelli d'Italia, con Nina Iazzetta e con tutta la squadra dei ragazzi di Fratelli d'Italia di Mondragone, Mondragone può avere una grande svolta e un grande rilancio.